In questo PowerPoint presenterò l'adattamento dei cetacei alle grandi pressioni durante le loro immersioni. I cetacei, a seconda delle loro specie, hanno sviluppato diverse caratteristiche per resistere alle grandi pressioni durante le loro immersioni. In questa immagine si vede i diversi tipi di cetacei e quanto possono andare in profondità rispetto alle loro caratteristiche. Questo schema presenta gli adattamenti dei cetacei che riguardano l'apparato respiratorio, l'apparato circolatorio, lo scheletro e l'ecolocalizzazione. Per quanto riguarda l'apparato respiratorio, si potrebbe pensare che i cetacei abbiano dei grandi polmoni per immagazzinare tanto ossigeno per resistere alle loro grandi immersioni, ma in realtà i loro polmoni non sono più grandi di quelli degli altri mammiferi. E in queste immagini si vede l'anatomia di un delfino. I cetacei, però, a differenza degli altri mammiferi, sono in grado di assorbire nei loro muscoli e nel loro sangue il 90% dell'ossigeno presente nei loro polmoni, a differenza dell'uomo che lo può fare solamente al 20%. Questo perché i loro muscoli contengono molta mioglobina, cioè ossigeno presente nei muscoli, e emoglobina, cioè ossigeno presente nel sangue. In queste immagini vengono messe a confronto varie specie di mammiferi. La linea bianca rappresenta la capacità dei polmoni e la linea grigia rappresenta la quantità di ossigeno che viene immagazzinata. Vediamo che nei cetacei l'ossigeno immagazzinato è molto di più rispetto, per esempio, a quello dell'uomo o del cavallo. Un altro vantaggio dei cetacei durante la loro immersione è la capacità dei loro polmoni di collassare, cioè svuotarsi quasi completamente dell'ossigeno, in modo che così, quando si trovano nelle grandi profondità, non si vada ad accumulare azoto nel sangue, così da evitare la narcosi d'azoto. In queste immagini si vede una balenottera azzurra che, quando va alle grandi profondità, il suo polmone collassa. Per i subi, invece, la malattia da decompressione, narcosi d'azoto, può essere molto pericolosa, perché quando loro compiono le loro immersioni si forma l'azoto nel sangue. Se risalgono velocemente, come si vede nell'immagine, si vanno a formare delle microbolle che possono essere molto pericolose. E invece, se risalgono lentamente, queste bolle non si vanno a formare. Un altro adattamento riguarda l'apparato circolatorio. Quando si trovano alle grandi profondità, il cuore dei cetacei comincia a battere più lentamente e questa si chiama bradicardia. Man mano che risalgono torna a battere più velocemente. Quindi, quando sono in immersione, siccome il cuore batte più lentamente, alcuni organi meno importanti, come la pelle, i muscoli e l'intestino, ricevono meno sangue, mentre gli organi vitali, tra cui cervello e cuore, ne ricevono di più. In questa immagine si vede che quando i cetacei vanno alle grandi profondità il loro battito cardiaco diminuisce, e invece quando risalgono aumenta. Un altro adattamento riguarda le loro ossa. La loro gabbia toracica è molto flessibile, altrimenti si romperebbe con le alte pressioni. Le loro costole si dicono fluttuanti. In questa immagine si vede l'apparato scheletrico di diversi cetacei, ma anche quello di un pesce. Un altro problema alle grandi profondità è la mancanza di luce per individuare le loro prede. Per questo motivo i cetacei si affidano all'ecolocalizzazione. Essi hanno la capacità di produrre dei suoni attraverso la loro laringe. Queste onde sonore colpiscono gli oggetti e tornano indietro verso l'animale che li ha prodotte. Il cetaceo è capace di analizzare queste onde e scoprire le caratteristiche dell'oggetto colpito, la sua distanza, la sua forma e le sue dimensioni. In questa immagine vediamo un cetaceo che produce le onde sonore, rimbalzano verso l'oggetto o l'animale e poi tornano indietro verso il cetaceo che le ha prodotte. Questa capacità funziona come il sonar delle navi dei sottomarini. In questa immagine vediamo una nave che riesce a individuare il sottomarino grazie al suo sonar. Nella prossima diapositiva vedremo i suoni emessi dai cetacei per ecolocalizzare, detti click.
Tra tutti i cetacei, il capodoglio, oltre che il più grande per dimensioni, è anche il campione di immersioni in profondità e di apnee. Esso infatti può immergersi fino a 3.000 metri di profondità e può rimanere in apnea fino ad un'ora. Per questo motivo i capodogli vengono chiamati anche deep divers. Oltre a tutte le caratteristiche degli altri cetacei, il capodoglio ha anche un'altra caratteristica che gli permette di immergersi ad enormi profondità per tanto tempo, la sua testa. Questa infatti è molto grande, occupa un terzo della lunghezza di tutto il suo corpo e questo perché al suo interno contiene l'organo degli spermaceti, cioè una sostanza cerosa che gli serve per mantenersi stabile durante l'immersione. In queste immagini si vede la testa di un capodoglio dove c'è anche l'organo degli spermaceti. In questo schema vengono riassunte le caratteristiche dell'organo degli spermaceti. La sua dimensione, che è un quarto del suo corpo, ciò che contiene, cioè una sostanza cerosa, il suo odore, che è di pesce, il suo colore, che è bianco perla, e la sua posizione, che è nella testa del capodoglio. La testa del capodoglio funziona come il gab dei sub, cioè il giubbotto che si gonfia e si sgonfia per mantenersi stabili sott'acqua. La testa del capodoglio produce più sostanza cerosa e quindi diventa più pesante per portare l'animale in profondità, mentre quando deve risalire si sgonfia. In queste immagini vediamo che i capodogli sono in grado di fare tutte le grandi profondità. Giocano, cacciano i calamari giganti o dormono.